siamo gestori attivi e quindi approcciamo il mercato guardando i fondamentali, perché riteniamo che siano il driver delle valutazioni delle aziende e quindi del prezzo che poi viene esplicato in borsa. Guardiamo i fondamentali e sulla base di quelli decidiamo di fare le nostre scelte di investimento. Naturalmente i prezzi di borsa sono influenzati anche da altri fattori e non escluderei, soprattutto in questa fase molto specifica, l'incidenza che hanno avuto e che hanno i fondi cosiddetti passivi o i fondi che si basano su degli algoritmi quantitativi e tecnici. Alimentano molto i prezzi che sono andati particolarmente bene e invece non premiano i prezzi di aziende che sono andati particolarmente male. Quindi il fenomeno non tiene conto dei fondamentali delle aziende, ma tiene conto dell'andamento del prezzo. I mercati più interessanti oggi, sulla base degli utili prodotti e di quelli che possono essere gli utili prospettici, sono sicuramente l'Europa e alcuni mercati dell'Europa, vorrei sottolineare anche il mercato azionario italiano. Sicuramente poco cari sono i mercati asiatici e in particolare il Giappone, che tratta valutazioni molto più a sconto rispetto a 10 anni fa, dopo la crisi del 2008-2009, e la stessa Cina, che riteniamo essere molto attraente guardando quello che le aziende producono in termini di earnings per shares. Sul mercato americano di per sé è un mercato che è sicuramente più caro, ma all'interno del mercato americano ci sono delle aree e dei settori che sono rimasti particolarmente indietro, uno per tutti il settore dell'oil. E dal mio punto di vista la miglior difesa è quella di stare su prodotti attivi, cioè su prodotti che non investono necessariamente nei titoli degli indici e soprattutto nei titoli delle gestioni passive. Quindi guardare i fondamentali e scegliere le aziende sulla base di questi. Nel nostro caso specifico, soprattutto pensando ad un'ottica di diversificazione tra diversi mercati, A Globale è il prodotto che meglio risponde a questo genere di esigenze, perché suddivide gli investimenti su tutto il mondo e soprattutto su quelle aree dei mercati e su quei settori dei mercati che, proprio per una gestione attiva, sono rimasti un pochino più indietro rispetto agli indici di riferimento.